Mossa in un solo giorno, l'imbarcazione Nettuno semiaffondata al porto di Fano, promessa mantenuta, commentato il sindaco Serfilippi. Il comune chiederà il risarcimento all'armatore per le spese sostenute. Con un utile di oltre 2.500.000 euro relativo al bilancio del 2023 e un totale di 14 milioni di dividendi distribuiti ai comuni soci, termina all'ASET la gestione Reginetti. Canale Albani in secca, distribuite 4 grosse vasche con 1.000 litri d'acqua per salvaguardare la colonia di Anapidi. Sosta selvaggia, movida fuori controllo e inquinamento acustico, a Pesaro scatta la polemica dei residenti di Viale Fiume. Comicità, musica, laboratori e divertimento, Lucrezia di Cartoceto, torna il Festival in the Park. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dal nostro sommario. Dopo le operazioni di recupero dell'imbarcazione semiaffondata al porto di Fano sono stati illustrati i prossimi passi. Il comune, ad esempio, chiederà al proprietario del natante di risarcire i danni e le spese sostenute per suo conto, ma sentiamo la ricostruzione dell'operazione e i dettagli nel servizio di apertura di Filippo Pucci. Semiaffondato nella notte tra il 20 e il 21 agosto dello scorso anno per cause ancora da accertare da parte degli organi competenti, l'unità navale Nettuno VM628 è stata recuperata con successo dalla darsena del porto di Fano. Un'operazione complessa quella di ieri 22 luglio, 11 mesi dopo, che ha visto coinvolte circa 50 persone tra gruisti, sommozzatori, tecnici comunali, responsabili della sicurezza e forze di polizia. Ti avevamo promesso che non avremmo mai permesso lo stazionamento di quel relitto all'interno del porto di Fano perché minava la sicurezza del porto, ma soprattutto anche il decoro della nostra città. Quindi dal giorno dopo dell'insediamento della giunta ho dato mandato all'assessore Ilari di creare un pool di esperti insieme al supporto della Capitaneria di Porto per far sì che si potesse rimuovere entro il 25 luglio il relitto dal porto. Questo è stato fatto nel primo giorno utile, addirittura il 22 luglio, quindi io ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e ci tengo a dire che la spesa è stata quella di 85.000 euro, forse abbiamo risparmiato qualche migliaia di euro anticipando e ci rifaremo sicuramente sul proprietario dell'imbarcazione. Non può essere la collettività a pagare le spese di un privato. Faremo l'esecuzione forzata in danno nei confronti del proprietario. Continueremo con tutti gli esami per far sì che il prima possibile il Nettuno scompaia da qui. Le operazioni sono iniziate alle 6.30 del mattino con la chiusura del tratto stradale e il posizionamento di due potenti autogru. Con la professionalità dei sommozzatori sono state fatte passare sotto l'imbarcazione le fasce per il sollevamento e successivamente è stata rimossa l'acqua all'interno del relitto, permettendo così il semigalleggiamento del natante. Una volta svuotata, un gommone di una ditta del porto ha trainato l'unità navale Nettuno fino al punto di alaggio dove si trova in questo momento. Alle ore 18 l'intervento è stato concluso con successo, il tutto in un'intera giornata di lavoro. Inizialmente il comune aveva previsto 4 giorni. L'imbarcazione rimarrà qui fino ai tempi tecnici della fase successiva. Fase successiva che si aprirà immediatamente con una perizia disposta dalle autorità competenti per capire quali sono state innanzitutto le cause e poi se l'imbarcazione sarà ancora in grado di navigare oppure no. Il comune si rivarrà sul proprietario, che chiederà al proprietario di risarcire i danni e risarcire la spesa che il comune ha sostenuto per suo conto, ma l'amministrazione comunale ha intenzione di rivalersi sia sul proprietario ma anche tirare in causa, chiedere un contributo allo Stato e alla Regione per le autorità appunto che li rappresentano proprio per venire incontro alle esigenze dell'amministrazione comunale. Vanno ringraziati Sorcinelli per l'utilizzo appunto del sollevamento da terra, la Carmar Sub di Ancona che ha seguito le operazioni dal mare con i propri sommozzatori, Marine Lift che ha seguito le operazioni di traino dell'imbarcazione e ovviamente la Capitaneria di Porto, la Protezione Civile, chiaramente tutto l'aspetto legato alle operazioni di terra, quindi penso alla polizia municipale e a tutti coloro che hanno messo in essere un progetto veramente complesso in pochissimo tempo.
campo. Rimossa l'area interessata dai lavori, nel primo pomeriggio di oggi Viale Adriatico è stato nuovamente riaperto al traffico. E con l'entrata in carica della nuova giunta si sostituiscono anche i vertici delle società partecipate dal comune. All'ASET finisce l'era Reginelli e tra poco inizierà quella di Giacomo Mattioli, designato dal sindaco Serfilippi. Reginelli, prima di lasciare, ha voluto revocare i punti salienti della sua gestione. Sentiamo. Non è stato facile per Paolo Reginelli, a pochi giorni dall'assemblea dell'ASET che nominerà il suo successore, fare un consuntivo di 7 anni di presidenza dell'azienda partecipata dal Comune. 7 anni in cui l'ASET ha dovuto gestire nuovi servizi, crescendo in qualità e aumentando la sua presenza nel territorio. Questa mattina è stata convocata una conferenza stampa in cui il presidente ha ricordato i successi conseguiti dall'azienda e ne ha enunciato le prospettive. All'incontro hanno partecipato i dirigenti d'azienda, il sindaco Luca Serfilippi e la vice sindaca Loretta Manocchi. Entrambi hanno riconosciuto il buon lavoro effettuato da Reginelli. Noi abbiamo anche una sorta di controllo che facciamo, che è dovuto dalla legge, che è un report che si fa ogni 2 anni. E è un report che coinvolgono circa 1000 persone e da un punto di vista prettamente statistico abbiamo avuto sempre del più che la sufficienza, anzi specialmente nei settori che vedono il contatto tra il dipendente di ASET e l'utente. Quelli sono stati lo sportello, il conferimento del CRD e quant'altro. Quando c'è questo confronto, il confronto è estremamente positivo. Quindi penso che i cittadini possano avere avuto e continuato ad avere e aumentato la stima nei confronti di questa azienda. Da un punto di vista invece estremamente pratico, la qualifica ad esempio delle spiagge, quindi con le varie bandiere blu prese e quant'altro, con la soddisfazione degli operatori per certe altre zone, la dice lunga. Non di rado l'ASET ha affrontato periodi di emergenza, vedi per esempio la siccità che provoca problemi di rifornimento idrico. Grazie alla sua intraprendenza l'azienda ha realizzato un impianto di osmosi inversa che nei periodi di scarsità d'acqua del Metauro può erogare 100 litri al secondo con acqua potabilizzata prelevata dalla falda idrica. Nell'ottica di quanto sta succedendo però, ha detto Reginelli, se a livello provinciale non c'è una regia che guardi lontano e preveda la realizzazione di invasi, non se ne esce. E viene richiesta anche una regia a carattere comprensionale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Noi abbiamo una risorsa importante che è quella della discarica. Sì, la discarica è estremamente importante per tutti, perché intanto penso che gestita in questo modo come è stata gestita possa dare più garanzie a tutti. Quindi nel momento in cui ci troveremo a non gestire una risorsa del genere, a questo punto siamo costretti noi a trovare qualcuno che ci fa conferire ai prezzi che decideranno loro. Quindi la musica cambia. Le farmacie comunali hanno assunto un ruolo calmierante per quanto riguarda i prezzi dei medicinali. Sì, è stato molto importante sia per i servizi, perché ci sono tutta una serie di servizi, dal CUP all'ortopressorio, che stanno sempre più allargando la fascia di coloro che hanno a che fare con le farmacie. Mi sono molto esposto quando c'è stata ad aprire la farmacia del centro commerciale Fano Center, nonostante c'era una consistente parte sia di opposizione che di minoranza che era contrario a questo genere di apertura. È stata una scommessa vinta su tutti i fronti, perché è quella che sta aumentando di più in percentuale gli incassi, è quella che dove abbiamo costruito l'hub per le vaccinazioni, perché era l'unica in grado di avere una struttura del genere, è quella che è un punto di riferimento, perché tutti i cittadini di Fano sanno che 363 giorni all'anno, cioè a parte Pasqua e Natale, dalle 9 del mattino alle 9 di sera c'è qualcuno. Presidente, un'ultima domanda, quella dei parcheggi a pagamento. Lei ha delle proposte e anche un po' delle critiche per quanto riguarda quello che è stato fatto fino ad oggi. Il parcheggio a pagamento è una cosa che ormai tutti hanno digerito, perché noi andiamo a Rimini, paghiamo 2,50 euro l'ora, la paghiamo fino a mezzanotte, andiamo via, siamo contenti, felici, vi discorrendo. Qui da noi sembra che tutto debba essere dovuto, gratuito e quant'altro. Abbiamo un rapporto molto infelice tra i residenti e i posti macchina, però noi il dovere di iniziare a ragionare su un contenitore di auto in prossimità del centro ce l'abbiamo, perché è una necessità di ogni città moderna. Il fatto di agevolare chi per ragioni di lavoro, di turismo e quant'altro, si deve recare in città. E credetemi,
non sono i 6 euro durante il giorno, o gli 8 euro o le 2 euro che si spendono perché si va a parlare con un professionista o quant'altro, che fanno la differenza nella giornata. E quindi, secondo me, una visione un po' più coesa e un po' più formale sui parcheggi bisognerebbe averla. Ieri sera nel Consiglio Comunale di Fano, Samuele Mascarindi in comune è stato eletto presidente della Commissione di Garanzia e Controllo, la quale ha il compito di vigilare sull'attività delle aziende partecipate dal comune a partire dalla più importante, cioè ASET S.p.A. Per me rappresenta tanto un onore quanto una responsabilità, ha commentato Mascarin. Si tratta infatti di un ruolo istituzionale importante da intraprendere non solo con rigore, ma anche con spirito di servizio e di collaborazione nei confronti di tutta l'Assemblea, a partire dall'opposizione in tutte le sue articolazioni e sensibilità. Ringrazio quindi per la fiducia e il sostegno i gruppi consiliari del Partito Democratico e di Fano Cresce che hanno preferito, ha sottolineato Mascarin, il criterio del merito rispetto all'incisiva funzione di controllo da esercitare, valorizzando competenze ed esperienza anziché ripiegare sulle solite e ormai logore dinamiche spartitorie. Non sono però soddisfatti di questa nomina Francesco Panaroni del Movimento 5 Stelle e Stefano e Lorenzo Marchegiani della Fano che vogliamo. La buona collaborazione presente e futura tra le due anime dell'opposizione fanese, hanno scritto in una nota congiunta, dovrebbe partire da una pari dignità. Dopo l'elezione a vicepresidente del Consiglio Comunale di Sara Cucchiarini del PD, espressione di una parte dell'opposizione, avvenuta anche con i voti dell'altra parte, ci si aspettava venisse restituita la cortesia votando a presidente della Commissione di Garanzia e Controllo, Francesco Panaroni. La collaborazione tra le varie anime dell'opposizione, hanno aggiunto, è impossibile con questi atteggiamenti arroganti e boriosi di PD, Fano Cresce e in comune. Cambiamo argomento, l'assenza di acqua crea non pochi problemi alle oche, alle anatre, così come l'altra fauna presente sul canale Albani. E purtroppo la poca pioggia caduta ieri non ha ripristinato una idonea situazione ambientale. Sentiamo quali azioni sono state intraprese grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la protezione civile. Canale Albani senza acqua, perdura ancora la siccità nel nostro territorio e naturalmente chi soffre è la fauna che popola il canale. Tante oche, tante anatre che si raggruppano attorno alle poche pozze d'acqua che sono rimaste, ma angeli custodi di questi animali e la protezione civile. E Saverio Olivi, che cosa state facendo per venire incontro appunto alle esigenze di questi animali? Diciamo che fortunatamente ieri ha piovuto e quindi le pozze si sono rimpinguate, è andata abbastanza bene, non durerà molto. Noi abbiamo una convenzione col comune di Fano ed è nel Green Power e nella convenzione il nostro compito è quello di portarli da bere e anche da mangiare, quindi tramite la convenzione abbiamo acquistato 16 vasconi da 250 litri l'uno, ne abbiamo posizionati solo 4 per il momento perché anche se non si vede sotto i ponti ancora ci sono delle belle pozze e nonostante che abbiamo messo le tinozze, osservandoli ancora vanno preferiscono l'acqua sotto il ponte anche se sporca rispetto all'acqua che c'è nelle tinozze, comunque vanno anche lì. Ne abbiamo altre 12 che sperando che rimane così come oggi con un po' d'acqua piovana, ma sarà un paio di giorni, e qualora il veterinario o il comune riterranno di posizionare anche le altre, noi siamo pronti. Naturalmente tutti i giorni abbiamo dei volontari, una volontaria in particolare che passa tutti i giorni, ci avvisa, ci tiene informati, poi abbiamo un vascone di 1000 litri che da sopra il ponte riusciamo a portarci l'acqua. Assessore Mangernino, il canale Albani, un'oasi ambientale, un'oasi faunistica di particolare importanza. In questo momento non è nelle migliori condizioni, ma lei cosa prevede per la valorizzazione di questo corso d'acqua? Allora, innanzitutto siamo subito intervenuti per questa situazione di sofferenza e quindi la preoccupazione innanzitutto è preservare quello che già abbiamo, tutelare gli anatidi e sono state fatte già molti interventi in collaborazione con la Protezione Civile, ringraziamo anche lei nell'ASET e poi abbiamo nell'occasione abbiamo anche un po' ripulito il canale, quindi questo ha ridato un po' di decoro a questo canale che in questo momento è quasi in asciutta. Ecco, prenderete dei contatti con il Green Power che è la proprietà
proprietaria di questo corso d'acqua, affinché queste situazioni, che purtroppo si ripetono ormai da diverse estati, non si ripetano più in futuro? Allora, con Enel Green Power e anche con ASET, anche con la Protezione Civile, abbiamo fatto un incontro e questo ci è servito per fare il punto della situazione e per attivare tutto quello che è la macchina che si è mossa in questi giorni di emergenza. Però faremo poi in autunno, no, anche perché c'è il protocollo che scade alla fine dell'anno, no, rivediamo un po' tutti i termini e vedere cosa si può fare in più per migliorare questo posto e per venire anche a capo di questa situazione di esborso di rifiuti nel canale. Per esempio. Sosta selvaggia, movida fuori controllo e inquinamento acustico. A Pesaro è scattata la polemica dei residenti di Viale Fiume. Sentiamo i particolari nel servizio di Marco Lonigro. La movida fuori controllo, la sosta selvaggia e tanto inquinamento acustico. Da anni questi problemi turbano il quieto vivere delle famiglie del condominio di Viale Fiume al Civico 103, nella zona mare di Pesaro. Una situazione insostenibile che ha costretto i condomini a passare le vie legali. Di questa vicenda, infatti, se ne sta occupando l'avvocato Pia Perricci. Fra moto parcheggiata in maniera selvaggia, nonostante ci sia una zona pedonale, creata ad hoc peraltro, perché la zona pedonale inizia proprio dove c'è la farmacia comunale. Le moto parcheggiano tutte regolarmente in piena notte, la stragrande maggioranza delle moto sono smarmitate. Addirittura questa notte un mio assistito stava facendo una ripresa ed è stato anche minacciato dai proprietari della moto. In più ci sono i mezzi di marche multiservizi che rigorosamente alle 5:30 vengono a scaricare i bidoni creando, vedete, la zona pedonale. Adesso è passata una macchina oltrepassando il divieto e quindi fra rumori di musica, rumori di marmitte smarmittate, rumori di marche multiservizi non si riesce a dormire. Di notte cosa accade in questa via? In questa via di notte accadono delle cose turche perché ci sono, vedete, tutta questa via qui è tutta piena di motorini parcheggiati che sono per l'80-90% smarmittati. Parcheggiano qui non avendo diritto alcuno di parcheggiare, perché qui c'è l'isola pedonale, come quelli che sono qui adesso che non dovrebbero essere parcheggiati. Poi quando alle 2 di notte ripartono fanno un gran rumore e quindi naturalmente ci svegliano, perché io ho le camere qui e quindi veniamo svegliati continuamente da questi motorini smarmitati. Non riesco a capire perché l'amministrazione comunale non faccia niente per cercare di eliminare questo disturbo, questo fastidio. A più riprese, chiarisce l'avvocato Perricci, i condomini hanno chiesto l'intervento della polizia locale, un'azione che però non ha prodotto esiti sperati. Da qui, per questa situazione, è partita una diffida presentata dallo studio legale dell'avvocato Pia Perricci. Quando vengono contattate le forze di polizia, nessuno, chiamato il morto, nessuno risponde. Quindi la situazione è questa. Adesso noi abbiamo inviato una diffida, abbiamo chiesto al prefetto, al questore, al comandante dei carabinieri del comando provinciale di attivarsi per fare i relativi controlli. C'è alcuni miei clienti purtroppo stanno facendo ricorso alle cure mediche, perché uno di questi è anche cardiopatico. Allo scadere dei 7 giorni depositeremo una denuncia nei confronti di Marche Multiservizi e probabilmente anche nei confronti del comune di Pesaro per inadempienza. Venerdì 26 luglio alle ore 20 nel Parco del Fagiano a Fenile di Fano è in programma l'iniziativa Alba Rossa 1944-2024. Si tratta del primo appuntamento del ciclo di iniziative organizzate dall'Ampi Fano Leda Antinori e dall'Ampi Provinciale per celebrare gli 80 anni dalla liberazione di Fano. Dopo i saluti istituzionali, tra cui quelli del presidente della provincia Giuseppe Paolini, interverranno il presidente della sezione Ampi di Fano Francesco Boria, il vice direttore provinciale Iscopo Marco Labate, la storica Anna Paola Moretti, il regista teatrale Marco Florio e la docente dell'Istituto Polo 3 Giulia Gioacchini, con i contributi di Tiziana Gasparini alla voce e Andrea Vincenzetti alla chitarra. Nel corso dell'iniziativa saranno proiettati il documentario Notte d'inverno, l'intervista all'internato militare Anellino Manocchi e il video Tutto resta. L'ingresso è libero e in caso di maltempo l'evento si svolgerà nella casa della comunità Don Paolo Tonucci in Piazzale San Paolo.
36 ore consecutive per progettare e realizzare un prototipo fisico funzionante che incorpora un sistema di intelligenza artificiale. È stata la sfida intrapresa da 10 artisti provenienti da tutta Europa che hanno lavorato in team alla Memo di Fano. Ce ne parla Filippo Rosati dell'Associazione Umanesimo Artificiale. Umanesimo Artificiale IAI Labs insieme a Desdemona Robot lo scorso weekend hanno organizzato alla Memo, Mediateca Montanari, un hackathon di 36 ore consecutive nella quale due team di 5 partecipanti ciascuno provenienti da tutta Europa si sono sfidati nella realizzazione di due prototipi robotici con intelligenza artificiale per interagire con il robot, appunto Desdemona Robot, che è un robot creato da Anson Robotics e Singularity Net, che era presente a Fano. L'unicità dell'evento, non solo per la tematica, ma è data anche dal fatto che i partecipanti sono stati 36 ore consecutive, dalle 9 di sabato mattina alle 9 di domenica sera, all'interno dello spazio. E questa è un'unicità anche per la città, perché la Memo non era mai stata aperta 36 ore consecutive, con appunto gli artisti che hanno continuato a lavorare anche durante la notte. Questo evento è il nostro evento conclusivo del programma per Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che ha visto Umanesimo Artificiale curare una serie di attività in tutta la provincia di Pesaro, iniziate a marzo con Neil Harbison, il cyborg, che era presente alla Pinacoteca San Domenico. Volevo ringraziare, oltre a Valeria Patrignani, che la direttrice della Memo, che ci ha accolto questa nostra richiesta un po' inusuale ed ha accettato la sfida, il Comune di Fano, ovviamente Pesaro 2024, che ci ha invitato a curare questo progetto, nello specifico Silvano Straccini e Agostino Ritano e tutto il loro team, il Comune di Pesaro e tutti i partecipanti. Ovviamente abbiamo iniziato venerdì sera con una serie di presentazioni aperte al pubblico e poi sabato e domenica la Memo è rimasta attiva per 36 ore. Sono Valeria Patrignani, responsabile del sistema bibliotecario del Comune di Fano, che ha ospitato la Hackathon, una 36 ore di creatività e di grandi progetti qui alla Mediateca Montanari. Sono state 36 ore entusiasmanti, perché le biblioteche sono uno spazio di innovazione, di creatività e di sperimentazione. Per questo le abbiamo accolta a braccia aperte e siamo stati contenti di aver conosciuto Desdemona. Adesso gli eventi. Domani al Parco Martiri di Bologna, Lucrezia di Cartoceto prenderà il via il Festival In The Park. L'evento organizzato dall'Associazione La Via della Seta prevede musica, balli, comicità, buon cibo e tanto divertimento. Festival in the Park, ovvero 5 giorni all'insegna di buon cibo, buona musica e tantissime iniziative. Come verranno suddivisi questi 5 giorni che andranno dal 24 fino al 28 di luglio? Il mercoledì 24 avremo la commedia del GAF, quindi una serata da ridere di buon divertimento. Il giovedì avremo una serata di musica pop rock con il complesso Zebra 3. Il venerdì una serata tutta dedicata ai giovani con i DJ Gaglio, il sabato un ballo popolare con l'orchestra Mangani e la domenica il ballo latinoamericano con Chico Ritmo. Qual è l'obiettivo di questo festival? L'obiettivo di questo festival per noi è stata di caduta, nel senso che abbiamo deciso di eliminare la festa della fava e del formaggio perché pioveva sempre, quindi abbiamo deciso di non farla più, però di dedicare ai cittadini, a tutti del territorio, una nuova festa e abbiamo quindi pensato di riprogrammare con lo stesso format una festa a fine luglio, non più a maggio ma a fine luglio, con la speranza che il meteo sia dalla nostra parte, Festival in the Park. Inoltre nelle varie giornate ci sarà anche una sfilata di moda e una sfilata di moda canina. Sì, giusto, due sfilate di moda, perché una sarà una moda vintage e sarà giovedì prima degli Zebra 3, quindi vestiti d'epoca, accompagnati dalle musiche e dei commenti relativi all'epoca in cui questi vestiti venivano fatti. Poi la sfilata di moda del come ti assomiglio, la somiglianza tra cane e padrone. Ci sarà a vedere cose carine e anche da divertirsi anche in quell'occasione lì. Inoltre sabato 27 ci sarà anche uno spazio dedicato al solidale. Di cosa sì. Si tratta? Allora, questa tutta la festa
è una festa dedicata all'associazione L'Orizzonte. Loro sono quelli di Villa Evelina, per quelli che conoscono meglio l'argomento. Sono quelle persone che hanno bisogno, perché hanno dei problemi con i propri figli, e allora questi vanno aiutati. Lo slogan è aiutare chi ha bisogno, e quindi vogliamo essere solidari e vicino a loro. Loro hanno realizzato con i ragazzi un murales nella loro sede, sarà inaugurato questo murales e dobbiamo essere tutti lì e sentire che noi siamo vicini a loro. La festa è dedicata a loro tutti i 5 giorni. Per quanto riguarda il buon cibo, buona musica, divertimento, ci sarà anche appunto uno spazio dedicato al buon cibo? Non basta solo la musica o altre formule di divertimento. E allora abbiamo tutte le sere l'happy hour dalle ore 18 con il bar 603 di Lucrezia, e mentre per il buon mangiare, perché è il caso di dire per il buon mangiare, abbiamo il catering della Perla, che collaborano con noi da tanto tempo, quindi avremo sempre il bar del ristorante La Perla. Il ristorante, il bar 603 e il ristorante La Perla. E l'ingresso a questo festival sarà aperto a tutti? L'ingresso decisamente aperto a tutti, e questo lo dobbiamo al sostegno degli sponsor. Quindi cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor. Sì, sì, tutte le serate sono ingresso libero. Andiamo a Tre Ponti di Fano, dove da giovedì a domenica scorsi migliaia hanno partecipato alla festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta. Sentiamo l'intervista di Rosalba Barattini al presidente Gino Bartolucci, che ha realizzato nella giornata di domenica sera, quella conclusiva. Siamo alla presenza di Gino Bartolucci e oggi siamo al fine di questa magnifica festa. Come sono andate queste 4 giornate? Ma sicuramente bene, naturalmente è stato un clou di presenze, naturalmente. Oggi domenica avevamo la nuvola di Fantozzi, no? Era prevista alle 8 uno squazzone che fortunatamente non c'è stato, perché altrimenti ci avrebbe rovinato il finale di questa bellissima 4 giorni. E quando è stato il giorno con maggior affluenza? Sicuramente ieri, perché avevamo all'arena i Nomadi, il concerto dei Nomadi, che naturalmente poi hanno fatto visita alla nostra festa mangiando delle cresce dell'Oca, che quest'anno è venuta stupenda. Ma per il prossimo anno, 40 anni, c'è già in serbo qualcosa? Ma sicuramente sì, no? Perché quest'anno, realmente i 40 anni erano quest'anno, però diciamo che il Covid ce n'ha fregato uno, perciò a un certo punto, però sicuramente avremo qualche novità che non vogliamo dirvi, però naturalmente dovremo fare qualche spettacolo aggiuntivo per i 40 anni, sai. È una delle feste della città più lungive, perché naturalmente 40 sono tanti. Abbiamo iniziato nel 1983, se non vado errato, no, 84 la prima festa della Cresciamatta. Poi naturalmente è stato un susseguirsi di aumento di presenze, naturalmente all'inizio era una piccola festa di quartiere, oggi è diventata una delle feste più frequentate della città di Fano. Le migliori orchestre che girano nella città sono queste che ospito io, perciò un motivo in più per venirsi a divertire con la Sabrina poi e il suo gruppo di ballerini che non si smentiscono mai. La festa è prima, durante e dopo. Il dopo è il più difficile, perché naturalmente dopo 4 giornate così uno... Per tutti quelli che hanno una certa età come me si cominciano a sentire. Infatti vogliamo ringraziare tutte le magliette verdi che hanno permesso che questa serata sia stata possibile. Un grazie di vero cuore anche a Gino Bartolucci, a tutte le persone che si sono esibite e che hanno partecipato a questa festa. Dal 27 luglio al 4 agosto al Bocciodromo di Fossombrone si svolgerà la 37esima festa dello sport. In ogni giornata dell'evento, oltre alla parte enogastronomica e alla musica curata da 9 orchestre, si alterneranno maestri e allievi di diverse scuole di ballo.
Vi ricordo che domani sera alle ore 20 su Fano TV andrà in onda una nuova puntata di Teleracconto. Gli ospiti del conduttore Sergio Ferri saranno il sindaco di Pian di Mileto Nicolò Perini, che parlerà del Palio dei Conti Oliva, e Ubaldo Alimenti, segretario della Proloco di Pergola, che racconterà invece il programma della Festa del Vino. Stasera invece trasmetteremo uno speciale che abbiamo realizzato sabato sera alla Festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta. Seguirà un approfondimento in studio sul Festival in the Park che si terrà nei prossimi giorni a Lucrezia di Cartoceto. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata su Fano TV.